stavo improvvisando. Nessuno della nostra intelligence indicava Schweiger dalla nostra. Ciò lo rendeva una potenziale risorsa. Dovevo trovarlo. Solo un problema. Berlino non era più una città fantasma. I russi avevano forzato le linee tedesche e un'unità corazzata si stava dirigendo dritta verso il luogo di detenzione di Schweiger. I crucchi opponevano resistenza all'isola dei musei. Per me avrebbero potuto marcire, ma aiutarli a rallentare i russi era la scelta migliore per guadagnare tempo. Il mio piano era ambizioso: far saltare il ponte con un colpo dal tetto del museo e fermare i carri armati sulle loro tracce. Poi, mentre i crucchi e i russi combattevano, potevo dirigermi in città e trovare Schweiger. Ok, ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui con il quarto episodio, se non sbaglio, sì, del Watchdog di Sniper Elite V2. Questo qui è il capitolo Museo Kaiser Freitag. Ok, dopo questo finto tedesco, lingua che non mi piace per nulla, possiamo iniziare. Kaiser Freitag. In questo livello, che sinceramente non mi piace per niente, dovremo far fuori un po' di nazisti, sporchi nazisti, ma anche di russi. Cioè, anche russi. Sinceramente, non mi piace, però... Pum! Mi dispiace per il proprietario del camion. Oh, perché? Oh, bah! Allora, c'è un cecchino lì. Wow, ma i russi prendono cani e porci come cecchini. Che mira. Mettendo quel lì gli ho fatto proprio gli oltrepassati il proiettile nell'occhio. Vabbè, questo qui è facile da individuare perché... Guardatelo. Con quel... Cioè, con quella testa rasata è facile. Dove diamine... Qui ce n'era uno, no? Però dove cavolo è finito non ne ho la più... Ti troverò, sì, ok, ma... Dove diamine si è finito? Ah, ok, eccolo lì. Tu, proprio carne da macello. Tanto questi qui si devono fare una bella visita oculistica. Cioè, proprio questo qui gli ho fatto spappolare tutto. Ad ogni kill qua mi sta dando la kill cam. Ma nessuno che se ne accorge. Ma che cavolo siete, russi? Vi ho sempre stimato. Li ho stimati, sì, però con questo gioco mi cadono in basso. Comunque sì, anche qui siamo degli... Cioè, che stavo dicendo? Non lo so nemmeno io, nemmeno io. Cioè, anche in questo livello ammazziamo russi. Cioè, i russi sono dappertutto. Non ho capito perché. In ogni gioco di sparatutto i russi ci sono sempre. Battlefield 3, Modern Warfare, Call of Duty fatti dalla Treyarch. Poi vediamo ancora gli altri Battlefield e tanti altri giochi che sinceramente non non ho giocato, oppure che al momento non mi vengono in mente. Tum. E qui da qualche parte Capitano Ovvio. Questo qui è come in questi russi, anzi in questo gioco sono tutti quanti come i manga giapponesi, gli anime giapponesi, tutti quanti Capitano Ovvio. Perché se l'avete notato, gli anime, negli anime Dragon Ball, Naruto, tutti i cartoni animati giapponesi, sono tutti quanti Capitano Ovvio. Proprio in tutti questi... è una cosa stranissima, non so se voi l'avete notato. Fanno tutti quanti Capitano Ovvio, tipo... Adesso non so fare...
un esempio. Però, tipo, dicono una cosa abbastanza ovvia, non c'è bisogno nemmeno di dirlo. Vabbè, comunque qui stiamo parlando di... Oh! Ah, ma poi tu usi... Vabbè. In ogni caso... boh. Non lo so, ho voglia di parlare. Vabbè, andiamo. Meglio fare gli agenti segreti. Где принимать ложное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принцлау. Принцлау. Внутри только снайперская винтовка. Странно. Oh, un russo italiano. Strano. Sarà un russo italianizzato oppure si dice proprio così il russo? Boh. Proteggete l'aria. Idiota. Idiota, vabbè, non mi è venuta la battuta, non posso più dirla. Mi dispiace. Comunque, no, vabbè, la dico. Idiota di un tuk. Gettiti tu la prossima volta e liberaci dalla tua stupidità. Ok, non diciamo battute che non c'entrano nulla. Tum. Ok. Questo livello proprio è uno di quei livelli che magari è... Cioè, non so se a voi capita, ma ci sono livelli che magari sono belli, ricchi d'azione, però non piacciono. Tipo, danno sulla noia. Cioè, non sono belli. Tipo, questo qui non mi dice nulla, questo livello. Vabbè. Tu fumerai l'ultima sigaretta della tua vita. Ok. Ecco, anche io faccio il capitano ovvio. Altro che Capitan America, Capitan Ovvio, forever. Скоро к нам прибудет подкрепление. Questo qui è russo. А кип 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 кип. Wow, dovremmo prendere questo cecchino. Bellissimo. Il Mosin Nagant, 1891-31. Bellissimo. I russi sanno come costruire fucili di precisione. Sì, ok, però non ti scopare il cecchino, eh. Cioè, di come parlava questo sembrava proprio... Gli era venuta la passione, passione proprio innamorato. Altro che Müller, fate l'amore con il sapore dell'episodio precedente. Müller, fate l'amore con il sapore. Ok. Qua è andato un bel capitano russo. Hop. Pum. Proviamolo questo cecchino e vediamo com'è. Sì, quelle lì ignari di tutto. Voi che ve ne state lì, voi volete far ammazzare. Oh no! Ok. Sì, lo so. No, no, no. Diamine. Comunque, Sniper Elite si divide in 11 livelli. Mi sono informato. Ancora non l'ho completato per i fatti miei. Dicevo, mi sono informato. E beh, 11 livelli. Pensavo che erano di più. Quindi, no, perché in caso, vi dico la verità, se erano tipo 20 livelli, così. Cioè, scusate. Dicevo, se erano tipo 20 livelli, facevo tipo 3 episodi a settimana, altrimenti non me ne sbrigavo più. Però siccome, vabbè, dai, basta, non vi dico. Però siccome non dura poi così tanto, quindi possiamo benissimo farlo durare come lo sto facendo durare adesso. Tu che vuoi fare? Tu fai il supereroe? Ok, ragazzi, se in questo episodio mi sentite parlare di supereroi è perché mi sono andato a vedere oggi The Avenger, i Vendicatori. Davvero un bel film, ve lo consiglio. Vabbè, non sto capendo perché oggi parlo di cose totalmente che non c'entrano nulla. Però, beh, meglio di stare zitti, no? Oh, ma questo qui era il mio clone, no? L'avete notato? Cioè, aveva la mia stessa capigliatura.
Oh, no. Poi mi spiegate come fai a morire con un colpo in spalla? Ah. C'era un utente, adesso non ricordo chi, che mi aveva dato un consiglio. E mi aveva detto, cioè, di prevenire le mosse prima di sparare. È vero, però non... cioè, ho fretta, ecco. Perché, beh, non mi voglio... cioè, non voglio... oddio. Non voglio stare mezz'ora lì a... cioè, proprio a sparare preciso. Perché non posso far durare un video 30 minuti per via... dov'è? Qua. Aspettate, sono un po' affaticato. Ah! Aia! Diamine! Ok, ci siamo riusciti. È per giunta senza mirare a fondo, quindi... beh, dai, andiamo. Hop! Che passaggio. Wow. Dobbiamo far saltare questo ponte in aria. Epico. Ok, adesso inizierà la parte più pallosa. Quella che io non sopporto. L'entrata del museo. Davvero, non mi piace per niente questo pezzo. Non saremo sniper qui. Saremo solo dei fottuti... soldati, cioè, che tentano di fare il più silenzio possibile. Ma vedete, io non avendo... anzi, adesso perlustriamo un po' i colpi. I corpi, non i colpi. Per cui siamo una dinamite. Che diamine se ne fa. Oh, non sto sapendo parlare oggi, va bene. Perquisisci cadavere. Well, Lord, ok. Well. 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 Vabbè. Lì lo lasciamo lì perché sinceramente poi che museo un po'. Oh, non mi pre... meglio nascondere. Oh, uomo a terra. Hop, saltiamo alla olio cuore. Dove diamine sei? Diamine. No, se ne sono accorti? Sì, se ne sono accorti. Ecco perché lo odio questo livello. Perché è una cosa impossibile. Trovatelo. Tenete gli occhi aperti. Vabbè, non devo dirvi. Sente din. Ma sei un disgraziato. Aia, la chiappa. Diamine. Controlliamoci le spalle perché non si sa mai. No! Io mi cago addosso perché qui se siamo soli. No, perché qui è di vitale importanza non sprecare munizioni. Guardatemi intorno. Vi giuro, è una cosa. Dai. Noi dobbiamo andare di qui, quindi. No, non dobbiamo andare di qui veramente. Sì, sì, è lì in fondo, ok. Aia. Dannazione. Andiamo. Oh, carica. Ok. Tenete gli occhi aperti. Vabbè, sì, voi cercatemi, che tanto io lì non ci sono. Ok, perfetto. Adesso ti perquisiamo. Dimmi che hai munizione per well. No, mina d'inciampo. Ah, d'inciampo, com'era? Stellan Granate. Stellan Granate, bah, che no.
che ammazziamo prima. Perfetto. Peccato solo che non li ho presi proprio in testa precisi. Vabbè, fa niente. Cavolo fa qui? Ah, sta fumando. Tutti quanti che fumano, si nazisti, com'è? Vabbè. Ho una mira pessima. Come mi è venuta l'idea di fare questo watch? No, vabbè, dai. Sto notando che vi sta piacendo un casino, quindi devo farlo. È una cosa ovvia farlo. Perché se vedevo che non piaceva a nessuno, lo interrompevo. Però diciamo che, beh, lo facevo in modo differente, ecco. Sì, sì, voi andate. Ok, vi giuro che devo mettere qui una cagata. Quando abbiamo fatto saltare il ponte, se avete notato, c'erano dei russi che saltavano. Ecco, io adesso vi metterò I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ok, vabbè, scusate. Comunque, basta cagate, perché sennò non è più un watchdog. Perché magari chi si vede questo watchdog perché vuole risolvere un po', diciamo, il livello, che non ci riesce, gli viene, diciamo, cambia video, prende quelli di qualcun altro. Ad essere sincero, però, ho notato che gli italiani a fare watchdog sono pochissimi di su questo gioco. Cioè, la maggior parte... Tipo sì, l'hanno fatto, però diciamo che ad esempio non benissimo, non nel senso di commentari perché non li ho visti, però, e non voglio nemmeno vantarmi del mio, però ad esempio dicono, ad esempio il secondo livello, quelli della demo, il secondo capitolo, lo chiamavano la strada qualcosa, cioè la strada di Berlino, qualcosa del genere. Sinceramente, beh, potevano farlo in un modo differente. Wow. Ah, cioè, il labbro. Tom. L'occhio. Aia. Oh. Ok, ho capito più o meno anche la... Oddio, un carro armato. Carro armato. Ma poi ancora non ho capito cosa sono queste cose. Queste mine. Non ho capito. Queste cose rosse. L'ho vista anche in certi film... Ad esempio Indiana Jones l'ultimo, come i teschi di cristallo, ho visto anche che c'erano queste cose. Però non ho capito in che cosa consistono. Voi lo sapete? Se me lo sapete ditemelo, perché vedo che siete abbastanza istruiti su queste cose. Infatti, beh, mi avete detto anche in molti, mi avete detto a cosa serviva il fantasmino. E praticamente serve, cioè, fa capire, cioè individua, ecco, dove siamo stati visti per l'ultima volta dai nemici. Quindi è una cosa molto utile, anche se non... Morite! Sì! Oh. Hop! Perché cavolo ci danno così poche munizioni? Ok. Qui ci dovrebbe essere... Se non è qui, qui. Ecco, infatti. Un cecchino. Ciun, 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 ciun. Che cecchino sei? Dove cavolo sei? Vabbè. No, dove cavolo sei? Cioè, perché cavolo mi muovo? Tum. Aia. Tum.
spalla e muoiono. Sinceramente deve essere quelli in abilitazione. Vabbè dai, non lamentiamoci. No! Dove diamine? Ok. Fuoco incrociato, eh? Aia. Pum. Un bernoccolo. Bernoccolo, insomma. 660 punti, altri 6 e facevo il numero del demonio. Hop. No, meglio tenerci... Mina da terra, di terra, dinamite. Mina da inciampo, questa qui mi serve. Perché adesso noi ci dovremmo difendere. Ecco. Oh. Ok, perfetto. Quindi adesso noi andremo qui. Da lì saremo... È una sottospecie di Claymore, quindi... Sì, no, io non capisco perché il diamine non esplode mai quella cosa. Ecco, non esplode. Ah, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Niente, è inutile. Quella mina in ciampo non funziona. Non ho capito ancora il perché. O è già esplosa. No, è lì. Ma perché cavolo sono fasulle? Sono fatte dai cinesi. Con tutto il rispetto per i cinesi, si intende. Oh. Perfetto. Tum. Ah, l'occhio. Però questo cecchino russo non è male. Oddio. Mitragliatrici. Cioè proprio l'ho sfiorato, non è che l'ho preso. Tutto, tutto. Il naso, poi. Il suo povero naso. Oh, ai, 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 ai. Allora, sono due, giusto? Però non capisco perché diamine... Perché diamine... Allora. Oddio, uno è lì. E non mi fa la mira. Oh, ok. Tum. Meno uno. Ora. Io non capisco perché cavolo non mi fa la mira. Quelli sono io, mi uccido io stesso. Cioè, ero io però con la barba. Io nel senso... Il nostro amato cecchino. Ok, niente di particolare questa fine. E beh, questo qui era il quarto episodio. Mi confondo sempre, sì, il quarto episodio del nostro workshop di Sniper Elite V2. Ditemi un po' come vi è parso questo livello e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao!